Siamo all'Eula Arimondi di Racconigi. L'incontro che oggi abbiamo avuto il piacere di vedere con i nostri occhi è quello di Gabriella Curuvilla, un'autrice di origini italo-indiane. Lo diciamo non a caso per il fatto che il romanzo che ha scritto questa autrice tratta effettivamente di integrazione delle famose seconde generazioni degli migranti, localizzato a Milano. Ovviamente ne è uscito tutto un discorsone di quelli, perché è un tema molto attuale quello dei migranti. Molto spesso viene un po' che c'è un po' lo spauracchio, no? Questo, per esempio, oggi mentre andavo, ero a Torino, ero sul tram e si stava passando vicino a Porta Palazzo e c'era una di quelle scolaresche che andava in gita e sentivo il professore, che tra l'altro non usava il congiuntivo, quindi mi chiedevo: questa qua Porta Palazzo ai miei tempi sì che era bella, ma adesso guardate cos'è diventata. E sono stato lì per dire: cos'è diventata? C'è un bel mercato, la cosa costa poco. E quindi non è bello così propagandare il razzismo senza neanche accorgersene. Ed è questa cosa non l'ha fatto Gabriella Curuvilla. Brava lei e bravi tutti quelli che non lo fanno. Quindi bravi anche noi. Che è una via di mezzo tra un pensiero, un'emozione, per poi trasformarla in parola o immagine. Per cui è la via di passaggio, ho bisogno di una visione e mezzo per poter rendere quella cosa che ho pensato, quella cosa che ho sentito, nel mio caso o un quadro o un racconto. Quello che uno immagina dentro se stesso o racconta ad altri, magari leggendo un libro o ascoltando una canzone. Sono i film che una persona si fa dentro se stessa e spera sempre che si avverino. La possibilità di vedere qualcosa che per me o per altre persone non potrà mai succedere. Per me la visione è un finto tentativo di ottenere un sogno che molte volte in realtà non si otterrà mai.